Ragazzi, prima di cominciare un piccolo appunto. Allora, intanto per cominciare spero che si senta quello che dico perché ho il condizionatore qua vicinissimo e fa una confusione assurda, sembra di essere dentro un aereo, ma va bene. Spero che si senta comunque quello che sto dicendo. Volevo dirvi giusto un paio di cose, visto che me ne state parlando spesso. Volevo solo rispondervi a due domande che mi fate molto spesso, che sono due video che mi state richiedendo. Allora, per quanto riguarda i video dei fan che controllano la mia vita, lo so che lo stanno facendo tutti e cioè, non vuol dire che lo debba fare anch'io, nel senso, non è che se tutta la massa lo sta facendo, allora devo farlo anch'io. Scusate, ma proprio non mi piace, mi sembra proprio una cavolata, quindi mi dispiace, ma quello non lo farò. E un'altra cosa che mi state richiedendo molto, e quella la farò volentieri, è una creazione in resina come avevo fatto con gli slime, quindi con i sondaggi vi faccio scegliere a voi, devo un attimo capire cosa farvi scegliere, però ce la posso fare. Quindi, se non mi seguite su Instagram, io mi chiamo Erika Kawaii Official, visto che Erika Kawaii me l'hanno rubato, vabbè. E niente, seguitemi così in questi giorni farò appunto il sondaggio e niente, passiamo al video. Buongiorno a tutti ragazzi, allora oggi speciale 150 delle creazioni in resina. Ebbene sì, siamo, oddio, sembrava ieri che ho fatto lo speciale 100, ma vabbè. Questa volta come vedete le creazioni non sono tantissime, ma sono enormi. È per questo che ho detto l'altro giorno che sarebbe stata una cosa in grande, perché sono tutte grandi. Ho usato tutti gli stampi più grossi che ho, quasi tutti. Il cupcake gigante no. Volevo farne altri in realtà, però avevo finito la resina. Ho usato tre confezioni, quindi tre kit da due boccette per fare tutte queste creazioni, perché ragazzi ne ho usata veramente troppa. Poi sorvoliamo che ho sprecato un bicchiere grosso così di resina, perché quella resina non so che problema ha avuto. Si è seccata in un attimo, tipo, non so che reazione strana ha avuto, non so cosa sia successo, però vabbè, questi sono dettagli. Allora, come dicevo, ho usato tutti gli stampi più grandi che ho. E allora, cominciamo. Direi che possiamo cominciare da quella che secondo me è la più brutta, cioè questa. Perché questa è l'unica che ho fatto con il retro in fil bianco, tipo. Ma che cavolo, è unta? Ok. E non so, forse sarà che non la uso più, ma mi dimentico che io con questa resina devo metterci tanto colorante, perché poi diventa bianca e il colore diventa brutto, come in questo caso, che è diventata una specie di grigiolino. Doveva essere azzurrino, ma ok. Le altre secondo me sono venute bene, questa però. Ma in realtà non è neanche così male, direi. Ho colorato un po' malino alcuni punti, però non è così male. Oddio, anche qui è colorato malissimo, vabbè. Se la guardiamo da lontano, che non si vedono bene i dettagli, è anche abbastanza carino questo cupcake, però non capisco perché dietro è unto. Vabbè, ok. A parte questo. Vediamo un po', partiamo con quelle più piccoline per modo di dire, visto che le creazioni normali di solito sono tipo grosse così, ma vabbè. Questa qui è già di un colore bello di suo, quindi è bella per forza, solo per il colore tipo. Vediamo un po' com'è venuta. Allora, è molto carina, però questa cosa l'avevo notata. Quando ho controllato se la resina davanti si era asciugata, ho notato che i glitter si sono spostati al centro. Infatti, i contorni sono tutti vuoti e non so come mai questa cosa non mi era mai successa, mi pare. E secondo me è successa anche con questa, non lo so. Comunque, a parte questo, mio Dio, questo sticker è meraviglioso. Se non sbaglio, è uno di quelli che ho preso a Tokyo, ma non ne sono molto sicura. Oddio, devo limare i bordi, è più tagliente di un coltello. Però devo dire che è molto carina, anche perché con questo colore di sfondo non poteva venire male, ok? No, basta, è bellissimo questo omicino. Troppo bello. Basta. Poi, vediamo un pochino. Spostiamo un attimo queste. In questa, come vedete, ci ho fatto lo sfondo con l'effetto Petri Dish, che si è... Oddio, ma che cosa... Ragazzi, ieri ho avuto qualche problemino con la resina, non direi, oddio. Con il caldo a me partono i problemi con la resina, dannazione. Devo dire che non sarebbe stato un granché, perché il colore ha fatto quello che voleva, a parte che non so se si vede, ma è azzurrina qui. Però, oddio, cioè, boh, forse, non lo so cosa è successo, ragazzi. Con il caldo la resina impazzisce e quindi è molto facile fare dei casini, come in questo caso. Bene, vabbè, è molliccia solo sopra, la metto a faccia in su da qualche parte e poi dovrò pulire lo stampo. Bene, ragazzi, speriamo che... Oh mio Dio, ho appena connesso. Lo strato trasparente davanti era lo stesso per tutti e tre.
Quindi probabilmente anche questi due sono dei fail. No, vi prego. Vi prego, vi prego. Ma no, questo sembra. Ma questo è normale? Boh, vabbè, ok, va bene, meglio. Questo è il pandino, anche questo penso che sia sempre uno sticker dal Giappone. La scritta è la stessa, quindi sì, penso proprio di sì. E ho messo appunto alcuni glitter di varie misure neri e ho fatto lo sfondo, boh, l'ho voluto fare color salmone. Si vede un po' poco perché è rimasto un po' in trasparenza, però doveva essere in teoria color salmone. E non è male, i colori sono abbastanza abbinati, o meglio, il nero è abbinato al panda, il color salmone no, avevo solo voglia di farlo perché non lo faccio quasi mai. Non so se si vede, ma il salmone è perlato, però appunto essendo trasparente si vede poco. Carina, niente di che. Comunque questa resina io non so che cosa abbia fatto, ve l'ho detto che con il caldo i problemi con la resina non mancano mai. Oh mio Dio, quanto è alta questa creazione. Anche questa sembra sana. Questa è tanto carina, oddio! Allora, partiamo dal presupposto che io non ho fatto apposta ad abbinare i colori dello sfondo allo sticker, però è stato così. Comunque, se voi mi seguite su Instagram, forse ieri avete visto il mio video di questo sticker che mi prendeva in giro. Era una cosa assurda. A volte ci sono i lati dello sticker che si sollevano un po' dalla resina, però questo, cioè, non facevo in tempo a mettere giù questo lato che si alzava questo. Ho passato tipo la giornata così, è stato orribile. E a parte questa bolla qui davanti, per il resto è stato abbastanza giù qui. Qui si è un po' piegato e basta, però per il resto. E poi questi colori sono bellissimi, sembra proprio una creazione, non lo so, adatta per un neonato, proprio con questi colorini così delicati, eccetera. Mi piace molto. Molto carina. Ora, vediamo se sono riuscita a fare dei fail anche con le creazioni grandi. Parto da questa perché secondo me è bellissima. Qui c'è caduta tipo una goccia di un'altra resina dopo che si era già asciugata, vabbè. Allora, eccola qui, oddio, è bellissima. Ho usato questo. Non mi ricordavo di avere questo azzurro. Qui c'è questa parte che è appiccicosa, vabbè, una parte minuscola. Non mi ricordavo di avere questo colore azzurro così in trasparenza, meraviglioso. Dannazione, ma la goccia dietro si vede. Ce la posso fare a finire la frase? E niente, ho messo questo insieme al pigmento, quello iridescente, tipo che c'era nella box di Sofie & Toffi, l'effetto è stupendo. Sì, però. Boh, ok, vabbè. Spero che si asciughi del tutto. Comunque, veramente molto carina, molto delicata. Questi sticker sono troppo belli per me. E infatti, meno male che ne ho una tonnellata perché sono bellissimi. Ed è molto carina, appunto. Forse troppo trasparente, dannazione a me che faccio le cose trasparenti e poi me ne pento. Comunque, è carina. Allora, passiamo a questa qui, che ha gli stessi colori, sì, di quella di prima, color sacchiotto. In realtà, quel bicchiere che avevo detto che si era asciugato malamente era rosa, dovevo farle di questi tre colori. E invece, vabbè. Ormai si stavano asciugando queste, se rifacevo rosa si asciugavano di tutte e buttavo via anche questi colori. Allora, oh mio Dio, questa pesa una tonnellata. Però vabbè, non è male, è carina, niente di che. Non so se si vede che ci ho messo queste decorazioni con le perline. Sì, a parte che è un po' opaca, questo stampo si sta opacizzando a forza di usarlo. E poi c'era la cuba che mangia un panino. E niente, niente di che, mamma mia, anche questa l'ho fatta stra spessa. Oddio, pesa una tonnellata, è pesantissima. Carina, niente di esaltante, dai. Infine, siamo già all'ultima. Questa non so quanto renda, questo colore dovrebbe essere rosso in teoria. In pratica il rosso non mi viene mai molto bene, ma ok, vediamo questa com'è venuta. Oh, ma che carina! È carinissima! Ci ho messo tanti tanti sticker di Hello Kitty, che poi non erano sticker, erano tipo tatuaggi perché bisognava trasferirli schiacciando, però io li ho messi qua dentro e basta, tanto i bordi trasparenti non si vedono. E devo dire che mi piace tanto tanto, sembra un quadretto proprio. È davvero molto carina. E sarebbe anche abbinata alla mia camera, solo che non saprei come appenderla. Comunque sì, devo dire che questa mi piace molto. Non facevo una creazione con Hello Kitty da secoli perché Hello Kitty mi ha stancato tipo 10 anni fa, però
Però è veramente carina. Anche questi sticker sono molto carini. Bene ragazzi, quindi queste sono le creazioni di oggi. Anche questa più o meno, vabbè, insomma, buttiamola via questa per l'amor del cielo. E appunto spero che questo speciale con le creazioni giganti vi sia piaciuto. Devo dire che sono abbastanza carine. Potevo fare di meglio in realtà, perché ho fatto alcuni fail, però purtroppo non lo faccio apposta con il caldo. Se usate la resina mi capirete che succedono spesso disastri. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con il prossimo. Ciao!